città che effettivamente ha vissuto più di altre, in particolare penso alle città del nord, la crisi, insomma l'abbiamo vissuta, l'hanno vissuta tante famiglie, gli imprenditori, gli operai, quindi è certamente una città che ha vissuto momenti molto difficili. Io devo dire che ci tengo a sottolineare sempre che non credo sia vero, perché in realtà lo dicono anche i numeri, che la sua vocazione industriale sia sparita. Io credo ancora fortemente nella vocazione industriale di questa città. Ci credo perché in realtà abbiamo una capacità, un know-how, un insieme di competenze che tengono insieme gli imprenditori, le imprese, gli atenei, che dimostrano che la potenzialità c'è. È evidente che noi istituzioni abbiamo una responsabilità, e cioè raccogliere queste potenzialità, in particolare in questo momento in cui iniziano ad esserci dei segnali di ripresa, c'è la grande sfida dell'industria 4.0, a trasformare questo in motore di crescita per il nostro territorio. E su questo ciascuno di noi avrà un ruolo. Ce l'abbiamo noi come istituzioni, ma ce l'avete anche voi come studenti, ragazzi e prossima classe dirigente, credo, di questo paese. Utilizzare questa sfida della tecnologia che crea nuovi lavori, che cambia la modalità di studio, che cambia la modalità di interazione tra le istituzioni, con la cittadinanza, con le imprese, per far diventare questo motore di sviluppo del nostro territorio. Non è facile, fa paura a tutti. Fa paura a tutti pensare che tra 10 anni probabilmente alcuni lavori oggi non ci sono oggi e non esisteranno più. Ma questa paura dobbiamo trasformarla in capacità, in coraggio di immaginare quello che accadrà tra 15 anni e prepararci tutti come collettività a affrontare quello che capiterà tra 15 anni.